Abbiamo ricreato i piatti che venivano consumati nell'antica Roma e abbiamo degli antipasti, dei primi e anche dei dolci con del vino abbinato. Questa è la sala catavia, è un piatto estivo, ma è anche l'antenato della panzanella toscana. La proponiamo in questo luogo della visita perché si pensava che qua ci fosse il termopolium, ovvero una sorta di mensa dove si veniva a mangiare durante la pausa. E questo piatto è composto da pane raffermo che viene imbevuto nella posca, che sarebbe acqua e aceto, e poi con cetrioli, pinoli, pepe, sale. E in più c'è anche il capperi e le alici. Inserimento nella strada stessa. Questa era una delle strade principali di classe che portava tutti gli alimenti sui carri sia all'interno dell'isola sia nell'entroterra. È una focaccia al formaggio con un patè di olive chiamato pitirum, con coriandolo, cumino, finocchiello selvatico, e menta, che abbiamo deciso di accompagnare con un vino bianco leggermente mielato. Si chiama tiropatina ed era un dessert consumato all'epoca degli antichi romani ed è composto da uova e zucchero mischiati con del latte e dolcificato anche con un po' di miele. Questi sono dei datteri ripieni, e diciamo un classico dolce dell'antica Roma, visto che prima non esisteva fare dolci molto arricchiti, ma si mangiava solitamente la frutta secca. E abbiamo deciso di proporre questi datteri ripieni con delle noci tritate e amalgamate con del burro. Poi abbiamo deciso di cospargere i datteri con del sale e del miele.